Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Mr. Mario G, siamo qui su My Singing Monsters ragazzi. Stavo girando un po' così a caso per il gioco, non l'avevo aperto per tutto il giorno e ho trovato questo. Cioè, ok, vi darò tutte le combinazioni per bridarli nell'isola delle piante. Iniziamo subito. Per bridare lo schiacciadita epico servono l'Entbrat e il Piovralbero. Per bridare il One Eye epico servono il colpo di pugno e il furcorn. Per bridare invece le fauci epiche servono il batterista e il Bogart. Mamma mia ragazzi, cioè qua servono veramente tutti. Per bridare il Bogart epico invece servono il boicciolino e il piovralbero. Il T-Rex epico invece si brida mettendo insieme colpo di pugno e batterista. E l'ultimo è più difficile da bridare ragazzi, questo è veramente difficile. Troviamo l'Entbrat epico, che si brida con lo spino e il T-Rex ragazzi. Voi vedete, ho già il Cybop epico. Avete presente tipo qualche settimana fa, forse la settimana scorsa, c'era il Pagro epico? Ecco, ci ho provato tutta la settimana con un sacco di torce, ho speso una cosa come 100 gemme, 100 diamanti, come si chiama. E non l'ho bridato, agli ultimi 12 minuti lo provo così, tanto non avevo più speranza, senza neanche una torcia accesa. Ed eccolo qui! Probabilmente vogliono ammazzarmi tutti in questo momento. In più ragazzi sono riuscito a bridare il chiacchierone raro e anche il chiacchierone che adesso è dentro l'albergo. Il chiacchierone epico non so come si fa, devo ancora vedere. Comunque dovrei avere, ecco ne ho due, perché ne ho bridati due. Mi dispiaceva un po' vederlo vendere, perché comunque uno stagionale in più è raro. Comunque io direi iniziamo a bridare fauci e schiacciadita. Prima lo schiacciadita, che mi sembra quello meno raro di tutti, quello più facile da bridare. D'accordo, accendiamo tutte le torce. Allora dobbiamo mettere insieme Entbrat e Piovralbero ragazzi. Eccoci qui, andiamo a bridare. Non ha funzionato molto probabilmente. Riproviamo di qui. E non ha funzionato un'altra volta, vedete, è uscito il Piovralbero, lo andiamo a elettrizzare nell'isola dei cosi, vabbè. Riproviamoci un'altra volta. Non ha funzionato un'altra volta, ragazzi, che cazzo. Va bene ragazzi, sono ritornato, ho fatto anche un po' di gemmozze. Qui possiamo andarci a gemmare il nostro amicone, però visto che sono tirchio... No, ho sbagliato. Eccolo qui signori, lo schiacciadita epico. Per ora non lo faccio diventare più grosso. Aspetto dopo. Comunque veramente forte, veramente forte. Lo chiamo come quello originale così non mi confondo. Lo chiamo fetish perché ha molte dita, piedi, vabbè. E il primo epico l'abbiamo bridato. Ci sono avuti solo 6 anni. Adesso andiamo a bridare le fauci utilizzando il batterista e il Bogart. Eccolo qui, proviamo. Mamma mia ragazzi, non è uscito. Riproviamo e già 9 gemme sono andate così, random, va bene. Ma almeno è giusto. Sì, è giusto. Riproviamo. Patrick e Stradivarione non possono tradirmi. Ragazzi, mi sa che è uscito. O è uscito quello normale? No, è uscito il batterista. Tutto sprecare una gemma. Vabbè. Dai, proviamoci un'altra volta e oh mio Dio, non è uscito. Perdo sempre più le speranze. Dai raga, ce la possiamo fare. Dai Patrick, non mi tradire. Mi ha tradito. Ah, ma giusto, è vero, io ne ho anche un altro. Ho sprecato gemme a caso. Vabbè, riproviamoci.
Non ci credo. Non ci credo. Non ci. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. È uscito, ragazzi. È uscito. Mamma mia. Mi chiedo come farò a bridare l'Entbrat raro. Epico ancora sti rari. Cioè è veramente impossibile bridare l'Entbrat epico. Per favore un raro. Sarebbe veramente epico in quel. No, un altro panciuto raro però no. No, non è. Io qui alzo le mani. Io qui alzo le mani. Non è possibile. Trovo solo lui. Trovo solo lui. Va bene. Cioè, comunque un raro, quindi dovrei essere felice. Ed eccolo qui, il secondo di fila. Ho trovato solo questo, in poche parole. Vabbè, comunque, mandiamolo al. Facciamogli fare il check-in. Fallo morire lì. Ok, ragazzi, andiamo a gemmarla. Eccolo, le fauci epiche. Mamma mia, let's go. Andiamo ad accelerarlo. Ed eccole qui, le fauci epiche, signori. Mamma mia. Mamma mia. Fa effetto avere tutti questi epici tutti in una sola giornata. Diamoli da mangiare. Diamo da mangiare al nostro Fuffi. Andiamo a guardare la nostra collezione che. Guardala, guardala. Sembra che si sta per mangiare da un momento all'altro. Quello invece è tanto carino. Proviamo una sola volta, ragazzi. Una sola volta. A bridare il Wana epico. Ci proviamo, ragazzi. Ci proviamo. La combinazione è. Colpo di pugno. Mamma mia, ragazzi, mi sto emozionando. Potrebbe veramente uscire il mio primo tentativo, ma non uscire, spaccio. Cosa? Mangio alberi. Vabbè. Colpo di pugno e furcorn. Ragazzi, abbiamo veramente un solo tentativo. Scommetto tantissimo che non uscirà mai. Non uscirà mai al primo tentativo. Ma se uscisse, io veramente vorrei un'iscrizione assicurata. Non ci credo, signori, non è uscito. Va bene, ragazzi, per questo episodio è tutto. Spero veramente che vi sia piaciuto. Siamo stati anche molto fortunati a bridarne non uno ma due di epici in un solo episodio. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto. Commentate qui sotto con quali mostri epici vi sono usciti questa settimana. Magari anche quando sarà finita in questi 4 giorni. Uscirà a breve un nuovo video, sempre di breeding sull'isola delle piante, dove vi dirò anche come si brida il pagro epico e il chiacchierone epico, che probabilmente non potrò bridare, perché guardate un po' quanto sono scarso in quest'isola. Iscrivetevi se il video vi è piaciuto, attivate la campanellina per nuovissimi contenuti ogni, vabbè, non lo so ogni quanto faccio un video. E niente, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo episodio e ciao.